abbiamo col mondo animale, no? Con gli animali. Il nostro rapporto con gli animali? Sì, il sentire, questo sentire che diventa sensibile, no? Mm-hmm. A volte io ho la sensazione che ho, che condivido questa cosa anche con i gatti, con gli animali, e che loro avvertano questa mia cosa. Questo... L'ultima cosa non ho sentito bene. Cioè, quando noi meditiamo, ci apriamo in qualche modo a un sentire un po' universale, no? Verso tutti, non soltanto verso i nostri simili, ma anche verso la natura, il mondo animale. E gli animali, che dignità hanno in questo sentire? In questo sentire? Cioè, sono come noi. Quindi il nostro rapporto con animali. Sì. Perché non possiamo capire l'esperienza di animale, perché è soggettivo, non possiamo andare nella mente di un animale e sperimentare il mondo come lo sperimentano loro. Però sentiamo un'affinità, abbiamo molto in comune, e osservando animali possiamo comprenderli a qualche livello, abbiamo gli stessi istinti. E per questo amiamo gli animali, anche perché abbiamo qualche comprensione che loro sono in qualche modo programmati di essere così. Non hanno, non pensiamo in termini morali di un animale, non pensiamo che un gatto è immorale perché uccide un topolino o un uccellino, perché sono fatti così, non hanno scelta. Mentre noi abbiamo una coscienza autoreflessiva e abbiamo scelta. Quindi se un essere umano si comporta come un animale, è proprio repellente, disgustoso, no? Mentre per un animale è normale, non possono fare altri. E quindi, come nel primo precetto, nei cinque precetti consigliati dal Buddha, il primo è espresso così, prendo l'addestramento di non uccidere o fare male ad altri esseri viventi, quindi include non solo esseri umani ma anche animali di qualsiasi tipo. Stiamo anche attenti anche a non uccidere mosche o zanzare o formiche. Se capita, comunque non si può evitare completamente, però l'intenzione, si può stabilire le buone intenzioni di non uccidere intenzionalmente altri animali, perché riconosciamo hanno una loro vita. E possiamo immaginare di essere una formica o un topolino. E un essere umano sembrerebbe un mostro incredibile, un gigante. Possiamo immaginare la paura che ha un topolino quando vede un essere umano. E quindi viene questa naturale empatia. E così possiamo apprezzare la compagnia degli animali domestici, gatti e cani, e possiamo anche diventare molto attaccati. Mi ricordo in Inghilterra, quando ero un monaco giovane, c'era una signora ottantenne che aveva perso il cane e ci ha detto che aveva sofferto di più alla perdita del cane da quando è morto il marito. (Ride)
Che poi il rapporto con animali è molto più semplice, è molto meno complesso. E attraverso il cibo, il senso di affetto, e non ci sono complicazioni che possiamo avere con esseri umani. Però poi c'è un'industria che si basa sul sfruttamento degli animali, che magari scegliamo di non vedere o viene nascosto. E purtroppo c'è questo paradosso che magari se uno vuole mangiare carne, magari dovrebbe andare al macellaio e vedere come si trattano gli animali. Il modo che mettono galline in gabbie piccolissime, hanno veramente poco spazio di muoversi, e sono trattati come macchine che devono produrre uova. Penso che in qualche futuro le persone penseranno di questi tempi, delle crudeltà che avevamo verso gli animali, come noi pensiamo di 2 secoli fa, quando c'erano ancora schiavi. È sempre una cosa incredibilmente brutale e immorale. E forse in futuro le persone vedranno questo modo di trattare gli animali anche adesso. E lo vediamo dai virus che ci trasmettono. Scusa? Lo vediamo dai virus che ci trasmettono. Perché sì, anche questo è un risultato di questo rapporto malsano con gli animali. E poi ci sono persone povere che hanno difficoltà a trovare da mangiare, è difficile essere vegetariano o vegan. In Thailandia nel passato, nelle parti più povere, la gente mangiava di tutto, proprio di tutto, topi, serpenti, lucertole, insetti, rane, eccetera, e non avevano molta scelta. Coltivavano il riso, il resto dovevano trovare nella natura. Ma nell'Europa generalmente le persone sono più benestanti e possono fare scelte. E quindi penso che sia molto lodevole scegliere, ad esempio, a non mangiare prodotti animali. Il precetto è di non uccidere intenzionalmente, e quindi se uno va a comprare al supermercato, ovviamente non c'è l'intenzione di uccidere un animale, ma però riflettendo sappiamo che fa parte del sistema e possiamo decidere di non voler fare parte.